camminata. Vabbè, mettiamo dentro una linea. Ecco. Beh. Ah, va bene. Questa qui, no, tu non la conosci questa, questo personaggio qua. Ah, se ti metto qui, no. Questo qui è uno è il personaggio di cartoni animati più famoso al mondo. Questo qui. Lo so che è il personaggio dei cartoni animati italiani, è il personaggio italiano. Dei car di car come cartone animato più famoso al mondo. Lo conoscono in tutto il mondo. Lo conoscevano perché non lo fanno più da anni. Però si chiama La Linea. Ci penso, anni fa facevano una specie di discorso, una trasmissione di italiano, facevano È morto qualcuno. È morto alcuni anni fa questo è l'exit di questo, è la stessa cosa, qua vengono date messe le indicazioni sul livello e sulle scene. Adesso io in questo caso qui vedi, lavoro sui livelli in questo senso, mi interessa solo questo qui, qui posso aggiungere quando voglio livelli, no, faccio questo anche perché non. Però livelli di animazione finché voglio tutti li sì, poi li posso spostare anche, no? Cioè posso, ecco. Sì, questo è recentissimo questo programma qui, eh? No, no, questo è Mi no, no, sembrava no, la no, no. grafica. Ma perché quello è un programma professionale, non è particolarmente ha delle cose, però sì, adesso questo varrà 3-4 anni, ma c'è la versione un po' più recente, ma è praticamente uguale, non è che cambia molto. Sì, no, no. Qui puoi mettere un'infinità di livelli e puoi fare movimenti, eccetera, eccetera. E qua praticamente è un po' come quel foglio macchina che vedi, no? Ecco. Questo qui, vedi, mi ha aggiunto i livelli e poi dopo io andrò una volta che farò. Che metterò dentro i disegni sui vari livelli, automaticamente sull'Lixit mi dice come sono posizionati, capito? Per cui posso spostare, muovere. Qua c'è, va bene, il progetto, c'è niente, niente in tutto, insomma. No, no, questo è un programma super. Come? Questo qui? Di quella camicia 6? Sì, questo è pochissimo. Questo qui è poco perché. Sì, questo qui sì. Io, questo va a 12 e Un io. po' intuizione. Sì, no, beh, questo qui è. Poi anche a 12 fotogrammi è un po' abbastanza naturale, diciamo. No, questo è a 12 fotogrammi. La sua origine va a 12 fotogrammi per il semplice motivo che non ha gambe destre e sinistre. La gamba destra e la sinistra sono la stessa cosa. Ah, Come è una cioè linea. sono le onde. Esatto, non ha tridimensionalità per cui il Non c'è la personaggio. profondità, quindi. Sì, no, non ha proprio tre dimensioni, cioè la gamba destra e la sinistra alla fine si confondono, sarebbero uguali da disegnare, per cui è sufficiente disegnare sei disegni. Quindi basta disegnare Sì, semplicemente un passo. esatto, esattamente, al contrario di quello che stanno facendo loro. Loro Ne lavorano. fanno due, Esatto, immagino. esatto. Cioè, in realtà questo qui, se fosse disegnato con gamba destra e gamba sinistra, avrebbe 10 disegni invece che 8, perché sono un ciclo di 5, 6, 12, 12. Vabbè, questo hai visto che questo è un programma di animazione specifico. E niente, vado a sentire un attimo in giro come sono messi perché dopo. Vabbè, ma ci mancherebbe. Se vuoi disegnare anche tu, dare una mano a tua sorella, lo puoi fare. Come andiamo? Tu fai una cosa, me lo immaginavo che avresti fatto una cosa complicata. Ho fatto le stelline. Complicato più questo? No, no, sì,
No, no, dai, diciamo di no. Sai perché? Perché si possono diventare grandi e piccole, va bene. No, quello va bene, sono nell'aria. Combacia alla fine, ritorna all'inizio. Cioè, l'essenziale è che il nono fotogramma sia uguale all'uno, cioè è lo schema. Allora, questo qui quante volte lo riproduci qua? Cioè, come? 9 volte? Perché 9? 8. Il nono è uguale all'1, eh? Sì, ma proprio, cioè si ricollega poi. Se il nono è uguale all'1 va bene. Sì, il nono è coincide con 0. Se coincide Sì. va bene, perfetto. No, beh, no, visto il precedente, che aveva, oh, facciamo delle cose, allora vabbè, insomma. Voi? Va bene. Però, aspetta, ne hai fatto solo uno di pali? Però a un certo punto devi uscire, o no? In 8 disegni. Tutti in 8, però in questo spazio. Sì, però quando finisce il ciclo cosa succede? Cioè tu vedi pa che parte da qui, al primo fotogramma, e sparisce all'ottavo qui. No, in teoria sai cosa dovevi fare tu? Cioè tu dovevi fare questa scena fatta così. No. Hai capito? Cioè, se tu adesso lo monti sopra la tua camminata, vedi un palo che di colpo lo vedi entrare e lo vedi sparire qui. Lo vedi muoversi, però sparire. In teoria, tu dovevi fare una scena con tanti pali in modo che il primo in 8 fotogrammi, adesso, hai capito? Oppure adesso tu puoi fare anche questo, ma devi studiare la maniera di farlo entrare e di farlo uscire, sempre con 8 disegni. Cioè, per cui tu, se sul primo, se, dopo questo è l'otto, sul primo dovrebbe, disegnando sull'otto, per esempio, allora se tu hai, ci si riesce, però ti conviene togliere tutti i disegni sotto perché sennò no. Allora, scusa, allora, se tu sei. Devi fare andare questo, allora, parte, questo è l'uno, questo è l'uno. Allora, prima di questo qui ce ne deve essere un altro, Ma sempre che un altro metterai, sì, no, 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 perché tu hai otto disegni, che metterai qua sull'otto, Ah. hai capito? Cioè, se tu tieni la stessa distanza e l'otto, sull'otto ci metti anche questo. Basta, ho risolto No, tutto. No. solo sull'otto, solo sull'otto, Solo sull'altro. solo sull'otto. Poi prendi il 7 e il 2, giusto? Perché, allora, allora viene l'otto e poi viene l'uno. Allora, se tu hai l'otto qua, devi prendere il disegno prima dell'uno, perché dopo l'otto c'hai l'uno. Allora. Devo stare sempre presente due, insomma, in ogni Eh sì, disegno. a questo punto sì. Allora tu metti, prendi la stessa distanza e metti sull'8, ne metti uno qua. In modo che quando andrai sull'1, So dove devo andare a mettere ecco, l'otto, sì. esatto. Però non sarà solamente così. Poi prendi il 7 e il 2, il 7 e il 2, e sarà la stessa cosa. Scusa. Sul 7 e il 2, tu sai che, esatto. Che hai il 7 qui, dopo no, 7, poi hai l'8, eh sì, prima del 2 ci andrà questo. Sempre sul 7 va prima del 2, giusto? Lo No. spazio sempre di 8 del 3 in mezzo, Sì, no, aspetta, aspetta. Allora, 1, poi abbiamo, proviamo a capire, 1. 2, facciamo così, facciamolo bene con il registro, che così
ci salta fuori, 1, 2, 3, e sta andando avanti, 4, metti pur tutti, 5, sì sì metti pur tutto, 5, no qui c'è un errore, vabbè scambiali. Tu li hai fatti lì sopra? Allora, sbagliato. No, non lo so, adesso dopo vediamo. 1 e va. Allora, noi abbiamo l'1 e l'8. Poi dopo l'8, 8, abbiamo l'1, giusto? Allora, vuol dire che insieme a questo qui dobbiamo avere quello prima dell'1. Allora, qua sull'8 ne devi disegnare uno qua, circa. Lo segno leggermente, solo per capire che sarà, vabbè questo è l'1, sarà circa qui così. Poi prendiamo quello che viene dopo, prendiamo l'1 e lo mettiamo qua. Ah ecco com'è, come va fatto, prendiamo l'1, allora sull'1, dopo, allora, abbiamo sì, l'8 là, poi abbiamo l'1, dopo l'1 viene il 2, allora, viene il 2, che è forse ci siamo sbagliati qua qualcosa, vero? No. Com'è che il 2, sì, viene qua. Però abbiamo l'8 lì e dobbiamo fare sull'1 dobbiamo mettere anche quello che va dopo l'8. Sì, giusto? Sì. Cioè perché viene 8. Praticamente tu devi fare un modulo così. Tutto da 8. Sì. Lo spazio tra un quadro e l'altro. Esatto, esatto. Sì, sì. Cioè praticamente tu prendi questa distanza qui. E allora, no, non è neanche questa, non è questa, è questa la distanza. Cioè praticamente qui ci va un altro albero, un altro palo, scusa. Uno qui e uno qui, circa, la misura giusta. Poi nel 2, vedi che poi diventa anche qui la stessa distanza. Nel 2 fai la stessa cosa, in modo che praticamente fai questo. L'unica cosa che spero, che quando, perché qui è, purtroppo l'hai posizionato in maniera casuale partendo dal primo, hai capito? Che ci vorrà anche l'entrata, perché qui uscirai, hai capito? Ma avrai bisogno anche dell'entrata, con l'entrata. No, però se tu prendi il modulo, questo modulo e lo sposti così, qui esci. Poi dopo sarai costretto a posizionarli anche dietro quando entrano. In teoria dovrebbe essere così. È più complicato di quello, questo, è più complicato, perché vabbè, tu fai un movimento lungo e hai una scenografia un po' più complicata da gestire. Però, io non volevo renderlo più complicato, io devo farlo stesso. No, no, quella lì è un filare di alberi in cui un albero diventa quell'altro, in 8 disegni semplicemente, si sposta e basta. Ma è lo stesso procedimento, però se tu adesso tu disegni il tuo modulo e dopo praticamente lo sposti, seguendo quello che hai già fatto. Ho capito, è lo stesso però in grado. Esatto, sì, sì, perché tu hai l'1 e l'8 e con l'1 c'è quello che va dopo l'8 che sarà qui, perché dopo l'8 qui deve andare da qualche parte questo qua e andrà qui così, okay. Giusto? Okay. E col 2 è uguale, tu avrai il 2... che è qua e avrai dopo il 2 cosa, avrai questo modulo qui, insomma hai il 2 e poi avrai quello che va qui, quello che va dopo l'1, cioè se qui c'è l'8, allora 1 1 1, è così. È così. Allora, è un po' più... Allora, perfetto.
Allora, 1 e 8. Allora, qui sull'1 ci metti questo, che va dopo l'8. Poi vai sul 2 e vai 2. E quello che va dopo l'8 qua. E quello che non, che no, non lo metti, è quello che va dopo, dopo l'1, cioè che andrà qui. Cioè tu sull'1, sull'uno, sull'uno hai, ecco, sull'uno hai, scusa, te lo faccio un po' più dopo, lo cancelli. Hai questi due pali, no? Sul 2 avrai questi due pali e vai avanti, cioè ti prendi le misure esatte. E poi secondo me bisogna vedere anche qui, dopo devi vedere qua, quando hai fatto uscire, dobbiamo considerare anche l'entrata. Sì, in teoria, no, in teoria io ti avevo fatto l'esempio dell'albero, di un filare di alberi, per cui se, diversi alberi, diversi pali, 1, 2, 3 per esempio, e questo diventa questo, cioè lo muovi fino a che si va a posizionare qui, in 8 disegni. Al 9 è questo, cioè praticamente, facciamo qui che si vede, no? Facevi, disegnavi questo e questo qui. Allora questo è 1 e questo è di nuovo l'1 praticamente, perché hai una scenografia con tanti pali, no? Ed è il numero 1 questo, fa conto che questo qui è disegnato qua sopra, è il numero 1. Questo è il numero 1, poi fai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi di nuovo 1. Non so se mi, no, accidenti, bisogna che te lo faccia capire perché non, è semplice. Come? Forse là si vede meglio se lo mettiamo là. Sul computer? Tu che dici? No, no. Praticamente è come quando facciamo 1 e 3 e per fare il 2 mettiamo. Guarda. Lo costruiamo da sopra. Te lo faccio, provo a spiegartelo velocemente. No, no, beh, ma guarda così, matita, così. Allora, io ho un albero, mi piace l'albero. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao, arrivederci, in bocca al lupo. Ciao. Ciao Francesca. Allora, questo è l'uno. E questo è sempre l'uno. Poi va bene, adesso io ne faccio solo due, ma in realtà ne potevi fare degli altri, ne faccio solo due. Questo è il 2. Due elementi. No, 2, 3 o 4. Cioè, allora facciamo così. Ti faccio esattamente come quello là, dai, più o meno, che è più facile così a questo punto. Allora, praticamente io devo disegnare questo. Metto registro così. Quando adesso io lascio perdere i registri, questo diciamo che è il numero 2, ma senza registri, poi faccio il 2, poi disegno il 3, disegno il 4, il 5, 6, 7, 8 e poi questo di nuovo l'1. L'1 è uguale. No, il 9 è? Nel suo caso è 1, non è una serie di... No, sai perché? Certo che lo puoi fare, sì. Però il problema è che tu hai un albero dove lo metti? Cioè, facciamo che sia un albero. Questa è l'inquadratura. Fai un albero che passa. Tu hai 8 disegni però. Allora ne fai. Va bene, lo puoi fare. Uno qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lo vedi passare. Ne fai uno e ne passa solo uno. Basta. Cioè, semplice. Cioè, tu fai una scenografia, un albero che passa e lo vedi passare una volta. In 8 disegni. Cioè, questo
vedi un albero, vedi solo un albero, vedi solo un albero, ma lì il giochino era interessante perché con 8 disegni ti fai una scenografia completa, ecco, cioè un po' uniforme se vuoi, volendo un po' statica, no statica, un po' così però, hai capito? Cioè, praticamente, ma non, in questo caso, no, vabbè, in questo caso è solo uno che passa. Qui devi passare, qui non ne passerà uno solo, ormai, ne devi far passare due. Ma qui c'è solo uno. Cioè tu adesso ti prendi il primo e ti disegni quello che va dopo l'otto, sì. E vai avanti così. Quando dopo ti troverai a capire quando deve entrare, dopo ci vediamo, perché ci guardiamo, perché secondo me a un certo punto dovrai far entrare da sinistra qualche cosa. Come va? Allora, io sto solo facendo una cosa, ho provato a fare... Allora, vi faccio vedere, io sì. Un attimo. Questi prendete prendendo da un video, diverso, sì, però sì. Non rispettando la dimensione, sì. Proprio sì, sì. Molto velocemente. Sì, sì, va bene. E da qui volevo però fermare il personaggio di poche lì. Allora tu, allora devi, vabbè, insomma adesso qui l'ho usato con Flash, no? Sì. Ecco, non so, ti devi organizzare il movimento, capire quanti fotogrammi il ciclo. No, io adesso da qui volevo riprendere lo stesso lavoro che avete fatto voi qui stamattina. Va bene questo. Rifarlo sulla tavoletta, va bene, benissimo, no, perfetto, vai, benissimo. Questa è molto complicata, no, non è complicata, va bene, perfetta, benissimo, perfetto. Io mi sembra che non ho fatto il lupo. No. Me ne sono accorta dopo, perché c'è dietro lì a quella cosa, come la camminata dietro la camminata che sembra una no, c'è una gran fregatura che non è così automatico, sembra invece e dietro quello là che sembra una gran stupidata e invece non è una gran stupidata, l'ultimo che deve ricominciare, eh sì. Praticamente riproduci una scena tante volte fino a che il penultimo, no, l'ultimo disegno del loop, il penultimo, poi diventa, dopo l'ultimo c'è cioè, di nuovo il primo, ma deve essere nella stessa posizione, in modo che tutto sembra sempre... Esatto, quello. Esatto. Sì, va bene, benissimo. No, ma mi piace, mi piace. Bello, dai, no, fallo pure, che dopo lo vediamo. Dai. Come? Ci sei riuscita? Sì, ci sei riuscita, ma va dentro a balla la ruota, perché però va bene. Va bene. Quanti disegni sono? 8? Sì. Allora va bene. Se entra ed esce sono 8. E poi questo è va bene. Sì, non era quello che avevo chiesto io, ma però funziona così. Cioè, no, nel senso che qui vedi pium pium pium, quella la ruota che passa a velocità folle, hai capito? Sì. Non lo fai più adesso. No, no, il rallentare deve farne di più. Sì, però hai 8 disegni, non ci riesci. Allora, per farlo più lento, dovevi farlo con quel sistema là. No, dovevi fare, invece che una ruota, per dire, ne facevi due. Questa diventa questa. Oh? Hai capito? Era quello, eh? Beh, vabbè, dai. Cioè, anche sembra che tu hai sbagliato, perché l'hai fatto sullo stesso foglio. Io ho fatto la barca. Tu hai fatto la barca che va? Nel senso opposto. I quattro fotogrammi? No. Cioè, Bora, cioè praticamente, cioè la Bora che spinge. No,
4, ecco, allora, no, allora, questi 4 qui sono veloci, sono velocissimi, però li scansioniamo due volte, li ripetiamo in modo che sullo stesso loop li vediamo, sì veloce, ma è comunque un loop completo. E ti manca l'entrata, esatto. Vedrai a un certo punto, vedrai pum, che parte, però sai cosa c'è da dire? Che è un movimento talmente veloce che non si vede tanto, non si vede tanto, si vedrebbe lì perché c'ha un movimento abbastanza regolare, si sarebbe visto, adesso lo corregge, si sarebbe visto, però a questo punto mettendo due pali, hai capito? Non lo puoi più fare adesso. Ah no, lo puoi ancora fare volendo, eh? No, non lo puoi più fare. Se io lo dovevo. Allora, era questo più un altro. Sì, esatto. Allora, tu praticamente hai un ciclo che parte da qui e parte e arriva qua, giusto? Cioè, devo fare il ciclo. Praticamente hai uno spazio così. Se tu in 8 fotogrammi, cosa fai? Hai a disposizione 8 fotogrammi per fare un movimento più lento. Allora, siccome il tempo rimane lo stesso, devi accorciare lo spazio. E allora di conseguenza dovevi fare un disegno qui e uno qui, per esempio, e un altro qua, per dire. Cioè, ma mantenere sempre uno, due, uno e uno. Cioè, tre ruote sullo stesso uno. Poi questo. No, ma dico per dividere diciamo i fotogrammi, come sempre con questa. No, no? Cioè, dopo sarebbe stato diverso la distanza. La distanza diversa. Certo, allora se tu fai l'uno e l'otto, questo ha una. Ha 8 fotogrammi, per cui da qui a qui ha la stessa velocità. Ha una velocità. Se lo vuoi la velocità, la metà più lento, devo fare uno qui, un altro qui e uno che esce. Allora significa che da qui a qui, in 8 fotogrammi, va alla metà del, fa la metà dello spazio nello stesso tempo, per cui molto più lento. No, dopo, nello stesso qui, ne hai 1 e 2, ma questo deve diventare anche questo. Hai capito? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. E poi c'hai l'uno. Hai capito? Se lo vuoi farlo andare a ne metti 3. No, 3 fai fatica a dividerlo in 8, però ne fai 4. Hai capito? Beh sì, va bene anche così, cioè se più o meno mantiene lo stesso senso. Cioè, sai cosa farei? Siccome io evidenzierei di più il personaggio. Ti risulta? No, infatti ho cancellato, l'hai fatto il 2. No, ma perché andava al contrario, l'hai fatto andare nello stesso senso. Sì. Poteva essere divertente. Colpa tua. Va bene, no, non importa, sono nell'aria, quelle lì sono. Lì tu hai fatto una cosa piuttosto semplice, nel senso che non hai cose da seguire, per cui possono ingrandire, diventare piccole e va bene così. Sì, va bene. Ma l'importante è che siano 8. E che entrano o escono, cioè che il ciclo sia regolare. È controllato? Sono a posto? Ecco, bravo. Però tu non le hai riprodotte per tutte, ne fai una anche tu che passa. No, ne fa uno che passa. Ecco, uno che passa. Sì. Passa e poi passa di nuovo, cioè questa è la tua. Ah, così? Senti, per fare questo benedetto nuvole. Però per non farle muovere esattamente proprio con.
Beh, cioè, adesso... Le vuoi fare un po' più bello o le devi fare un po' più fitte? Le devi ravvicinare. Poi lo fai uguale anche qui, fai uguale anche lì e si prova. Devi fare un modulo di nuvole che la prima... Questo è il mio modulo, però mi sono resa conto che questo è come se risultano fisse, no? Vabbè, non puoi farle più andare, cioè se tu usi lo stesso livello in 8 fotogrammi non puoi farle andare più lentamente, dovresti farle a parte, non puoi farlo adesso, sì, non puoi farlo sullo stesso livello. Cioè dovresti farne molti di più e con gli spostamenti molto più limitati, ma non su una frazione così, dovresti farla su uno schermo più grande, capito? Allora sì, quello lo potresti fare. Ma no, hai 8 disegni, cioè allora dagli un leggero movimento così, quello lo avresti potuto. Ah, le tieni fisse, la cosa migliore. E solo che fanno leggermente le ripeti. Le ripeti, no, te le fai, vedrai che se tu le fai uguali si muovono da sole. Quindi va bene pure le cose, sì. Come stanno? Le ricopi così, sta casomai non non devi essere precisissima. Però se tu le ripeti è sicuro che si muovono, non preoccuparti che non rimangono fisse. Hai capito? Le ridisegni. Basta ridisegnarle che... No, io le terrei ferme quelle. Ferme però, eh. Però se queste le muovi, queste dovrebbero essere ferme. Dovresti queste, le nuvole, disegnarle sul personaggio. Ah, perché tu disegni tutto sul personaggio? Tu stai disegnando sul personaggio? Sì, esatto. Tu le disegni sempre la stessa che vedi sotto. Disegni sempre quella. Hai capito? La disegni solamente e quella vedrà che avrà un leggero movimento, ma comunque dà l'impressione che siano molto distanti. Si muovono. Sì. Cosa ti salta fuori? Ah, sono arrivato qui praticamente, qua, devo fare questo pezzo. Ah, beh, va bene. Io decido che devo fare questo pezzo qua. Ecco, allora, fra un po' ci siamo, eh? Fra un po', vedi, sta già entrando allora. Perfetto. Vabbè, però già, no, lo puoi anche evitare. Lo metti già sul secondo, avrai il ciclo completo. Quando arrivi all'8, avrai il ciclo completo. I due pali che passano. Va bene, alla fine siamo a rientrare. Grazie. Calabrini. Buoni. Noi l'anicione lo mettiamo nel caffè, l'anice. È un liquore l'anicione. Quello della sambuca. Sì. Ormai ci siamo. Benissimo. Va bene. Si muove là. Benissimo. Benissimo, questo è l'8, segnali perché dopo
se per caso ti numera lì, perché se per caso ti, non ti salti fuori diventa un casino. Sì, sì. Sì, probabilmente fammi vedere. Perfetto. Beh, va bene, no, non si vede, non si vede. Dopo, avete il personaggio di questa? No. Il tuo? No, è il mio, in realtà. Ah, ah, beh. Ghieri. Vabbè, proviamola. Ah, beh, 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 beh. Allora, come ti chiami, scusa? Anna Maria. Anna Maria, metto solo Anna perché sì, Anna. Prende solamente Anna M. Allora, ok. Sì. Allora, ti spiego cosa devi fare, niente, semplicissimo. Devi solo mettere, come andare di là, sì? Nei registri, partendo dal primo, eh? Sì. Così. Perfetto. Qui un po' verrà, ma comunque abbastanza a posto. Come? Nel primo c'ho tutti. Fa niente, non fa niente, l'importante è che vediamo il... Ecco, puoi cambiare. Aspetto che si metta a fuoco, sai che c'è delle volte. Sì, 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 quando senti il click del... Il personaggio com'è? L'ha inchiostrato? Sì. Vuoi che li mettiamo insieme poi dopo? Li facciamo insieme, sì, la scena si vedrà un po' più, un po' meno in evidenza, ma forse anche meglio. Eh? Cosa ne hai? Due ancora, vero? Sì. Ah. Adesso lo vediamo. Adesso tanto siamo all'ultimo, conviene, poi al limite lo riguardiamo. Ecco. Un pochino. Si vede un saltino. Allora, vediamo, eh. Comunque funziona, adesso parte, che c'è quel saltino della... Vuoi che li rifacciamo? Sì. Meglio, dai, così lo vediamo più fluido, aspetta che... Ascolta, sai cosa fai tu? Ho sbagliato.
prepari tutti il numero 1, li metti insieme, 1, 1, 1, 1, 1, 1, così quando, quando li fotografiamo, le fotografiamo contemporaneamente. Aspetta che li cancello tutti. Allora, questo è il primo, vero? Sì, sì, sì. Però c'è l'albero come prima cosa. Come? Perché probabilmente si è spostato questo. Questo non è proprio... perché abbiamo spostato... Allora, c'è ancora... Perché non ci vedo molto, eh? Il problema è che perché da qui non riesco proprio a vedere. Guarda fino lì. No, qui vede molto. Conviene vedere il tag bar e vedere tutto, eh? Sì, sì, conviene farlo così. Sì, la lasciamo così anche se si vede il tag bar, lo stesso, tanto è un pencil test. Via, uno. Avevi bisogno? No, ho finito. Ah, e dopo c'è lei, poi dopo... Sì, sì. Ecco, finito, vero? Sì, sì. Esatto, adesso vediamo com'è venuto. Più o meno? Sì, funziona, cioè... Col computer sto per... Beh, però, lo so, però... No, dico, a mano... No, va benissimo così... No, no, va benissimo. Cioè, era esattamente quello che devo io. Esattamente quello che volevo io. Questo qua era... Benissimo. Perfetto. Prego, cioè. Devo vedere una cosa. Personaggio si va. Stiamo provando.
tenerlo magari teso. Sì, proviamo a farlo. È molto... perché ci vorrebbe un vetro. Però sì... È bello quello sfondo sia più... Sì, no, no, quello sì. È che... Questo è l'effetto però qua... Però schiaccia così, no. Del colore. Sai cosa puoi fare? Prova a mettere... Ma... Ma lo lasciamo così. Lo lasciamo così. Possiamo mettere un pezzettino di scotch, però tutte le volte che... Però è difficile. Ma ballo un po', non ballo. Un po' così. L'importante è che si veda, è sempre un pezzo il test, eh. Allora. Nuova scena. Uno, due con due. Sì, sì. Tre. Oltre c'era già, non mi ricordo. No, vero? Beh, non è neanche, guarda, si no? Si veda. Stavo cercando di vedere. No, l'altra palla, no, no, no. 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 Com'è così? Un po' meglio, vero, sì, forse? Sì. Almeno un po' più. Ma sì, dai, almeno si vede anche la differenza del... Vado, eh? Sì, forse, guarda, non serve neanche il nastro, lo scotch lì. Allora, due, sì. Li ho forati io, perché ho la macchinetta, e solo che, allora, io ho comprato questi fogli che tra l'altro costano anche abbastanza, e conviene guardare su internet, e sempre dalla Chromacolor, dove hanno tutti questi materiali per l'animazione, e farsela spedire, perché si spende meno che comprare una macchina, ma una macchina, questa foratrice, costa 1.500-2.000 euro. Macchina foratrice? Sì, sì, è una roba che non ha senso. Fa niente, fa niente. Ci dovrebbero essere, secondo me, in giro, quelli da... Cioè, ce n'erano 500. Secondo me dovrebbero essercene, spero, eh. E comunque se vi interessa, sì, lì in questo sito qui della Chromacolor c'è tutto, dai registi, dal pig bar, tutte le carte di diversa, anche i lucidi, anche come quelli lì, gli acetati, c'è tutto, ecco. Sono tutti un po' cari perché ovviamente ci sono solo loro che l'hanno, ecco. Beh, si fa anche così, con le crocette. Si fa con le crocette. Però è stato un lavoraccio. Beh, certo. È così. No, no. Cioè, il peg bar lo usano in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, usano questo sistema. Per cui, voglio dire, non è che... Però è proprio il sistema utilizzato. Poi se tu trovi degli altri sistemi, per vanno anche bene, ecco, cioè, va bene tutto, basta trovare il sistema per mettere a registro. E si può usare qualsiasi colore su questi fogli? Ma insomma, cioè, l'ideale sarebbero i pennarelli, perché visto un po' con... Questo è pastello? Questo è una cosa.
macchina, tende, asciuga un po', tende un po' a fare queste, queste vanno bene, cioè, per chi non ha il tavolo luminoso. Posso chiedere una cosa? Sì. Allora, mettendo che volessi fare una scena con un albero, sì, ci sono i palazzi, questo deve camminare. Sì, lo vedi passare una volta però, Sì. E ma il loop allora poi com'è? Lo vedi passare una volta, il loop è una volta. Se no tu lo devi riprodurre questo qui, lo devi riprodurre qua, lo devi ridisegnare qui e poi devi fare tutti i disegni che vanno da qui a qui e comunque anche da qui a là. Se io questo lo disegno uguale. No, scusa un attimo, solo sai perché? Perché mi perdo, l'hai fatti tutti? Sì. Ecco. Sì, sì, ecco. Cioè il senso è proprio questo, cioè il senso, guarda, ti faccio vedere, sì, quello che esatto, sì, prima, quello che ha fatto lei. Il palazzo uguale, l'albero uguale. Uno aspetta, un attimo che guardiamo, sì, questo, che così dopo, ecco. Ecco, vedi, funziona il movimento, sai cosa c'è, l'unica cosa che c'è? Che parte dentro e finisce dentro, hai capito? E invece devo farlo a metà di ognuno. Sì, che poi si arriva al... Questo volevo dire. Esatto. Se io faccio questa cosa, sì, cioè l'albero lo faccio iniziare a metà qui, sì, e lo faccio arrivare fino alla fine. Sì, sì. E l'ultimo... No. Te lo vedi, lo vedi passare una volta, però. Lo vedi passare una volta. In otto. Sì. Però deve quando il loop ricomincerà, io dovevo farlo praticamente. Cioè vedi, track, lo vedi passare una volta, però. E così alla è un loop veloce, un po' come questo, è identico a questo. Sì, qua ecco. A metà. Giusto, usciva. Cioè dovevo farlo a metà qui e qui. A sì, metà. Dovevi fare un modulo, un modulo. Che per esempio dovevi disegnare per esempio sullo spazio 1, sullo spazio 4, 1, 4 e 7 per dire. Lo spazio 1 fai, lo sposti in otto disegni fino a che diventa questo. Questi due sono uguali, hai capito? Cioè, ecco, qua, l'1 e il 3 sono uguali, allora in 8 disegni, cioè sarebbe il nono sarebbe questo. In 8 disegni, questa. Allora, se tu avessi. Facciamo così: se tu dovessi muovere queste righe, allora questa riga qui, in 8 disegni, la fai diventare. Al nono diventa questa. Questa qui, mentre questa qui si sposta, la 1, anche la 3 si sposta e va sulla 5. Mentre si sposta la 1, la 3, la 5 si sposta e va sulla 7. Perché tu avresti una riga, un'altra riga e un'altra riga sul numero 1. Non sto capendo, cioè ad esempio questa linea che ho fatto io, cioè io l'ho diviso in 8. Sì, e praticamente allora tu fai un passaggio da qua alla a fuori, sì, e vedi questa riga, consideriamo sempre come riga perché è più facile, questa riga qui in 8 fotogrammi ti fa questo movimento, sì, e poi esce e poi riprende, sì, un po' come hai fatto qua, giustamente, solo che in questo caso tu l'hai fatta partire già da dentro, e all'ottavo disegno ti sparisse, cioè da qui dopo riparte dall'uno, giusto? Riparte da qua. Allora, il sistema era o farla partire da fuori e finirla fuori, oppure fare un modulo con un fiore qui, per dire, un fiore qui e un fiore qui, e poi spostare il 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, hai capito? Com'era questo qui? Che dunque si chiamava. Come si chiama? Anna. Sì, esatto. Però si è Sì.
Ecco, lei, vedi, ha fatto un modulo di 3. Ha fatto un modulo di 3 e lo manda in loop. Praticamente... Vedi? Praticamente va all'infinito e ha sempre le case si muovono. Allora, praticamente ha fatto questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diciamo così, 7, 8 e 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Hai capito? Cioè, la scenografia è composta da quel modulo. Allora, cosa ti permette di fare questo? Ti permette di fare una scena che si sposta più lentamente di un oggetto che invece che entra invece fuori campo. Qua è sempre una scena continua. Hai capito? Questo. Allora, secondo me, adesso ormai tu l'hai fatto così e va bene, insomma, hai capito qual è il processo. Non è che riusciamo a fare delle altre cose. Però... Dovendo andare no, dov'è? È comunque lì qua, gira, diciamo, appena si ah, che quelli stanno due, questo. Qua? Dall'alto. No, no, sto vedendo se va qua. Ah, sì. Ecco, in teoria tu puoi ancora farlo, tu puoi ancora farlo, tu dovresti, hai il numero 1 e il numero 8, tu sai che dopo il numero 8 c'è cioè il numero 1, in teoria, adesso io metto il dito qua, anzi metto la crocetta, 1, 1, no, questo è 7, no, aspetta, e cosa è successo qua, allora? 5, 6, 7, oh, ecco, sì, esatto, allora 8, 8, ma guarda che roba, 7, allora 7, 8, ecco, praticamente l'1 dovrebbe andare qua così, dopo l'8 c'è l'1, andrebbe disegnato qua, allora io mantengo questa freccia, vado sull'1, ecco, sull'1, tu dovresti, allora dovresti disegnare, questo ce l'hai già, poi dovresti disegnare, questo qui lo dovresti disegnare qua, no? Mm-hmm. Sul 2 dopo hai questo modulo qui praticamente, hai questo modulo, è un modulo, vai sul 2, prendi quel modulo e lo sposti allo stesso modo, sa, disegni, hai il 2 che ha qua, vabbè, questo è il 3, il 2 e l'altro sarà qui, mm-hmm. Poi il 4, il 3 è qui, poi questo andrà fuori campo, avrai ancora questo modulo, adesso avrai questo e così, e poi a un certo punto vedrai di nuovo comparire sul modulo e andrai avanti così. Hai capito? Sì, è così, è completo. È così, è completo, è un loop che entra ed esce. Mm-hmm. Quello lo puoi fare perché secondo me con 4-5 disegni, basta che ti controlli la distanza tra un fotogramma, tra il primo e il secondo, mm-hmm. Tra il primo e il secondo, oppure tra il settimo e l'ottavo, e poi fai sull'ottavo, uh-huh. Sul primo, facciamo così allora, prendi la distanza tra l'ottavo e il primo, prendi l'ottavo e il primo, e poi, no neanche, prendi l'ottavo, il settimo, l'ottavo e il primo, fai così, prendi il settimo, l'ottavo e il primo. Okay. Tu sai che dopo l'ottavo c'hai il primo, cioè fai 7, 8 e il numero 1. Mm-hmm. Poi tu vedi la distanza che c'è tra il settimo e l'ottavo e riproduci il fiore sull'1 con la stessa distanza che c'è il 7 e l'8. Adesso guarda, arrivo subito, ti faccio vedere immediatamente. Ok, allora per esempio, è facile. Questo è un palazzo. Sì. Rinizia qui. Sì. No? Posso fare questa cosa? Sì, tu lo fai, è velocissimo, però. In 8? È in 8, sì, eh. Cioè, in 8 passa una scenografia, non lo vedi così, eh? Vedi. Come se passasse un treno. Qual è la differenza? Perché non ci sono i palazzi tutti uguali. Sì, la differenza è che tu
da uno tu hai 8 fotogrammi, tu da, con 8 fotogrammi devi percorrere uno spazio, con 8 disegni tu devi percorrere da qua a qua, giusto? Sì. Hai 8 disegni, lo vuoi fare andare più lento? Sì. Allora devi percorrere uno spazio minore, in 8 sempre, perché tu hai a disposizione 8 fotogrammi, non di più. Quindi diciamo la scenografia deve essere più ingrandita. Cioè, no, tu devi percorrere uno spazio minore. Sì, quindi diciamo invece che da invece che tre palazzi, un isolato, diciamo, praticamente. No, non è una questione di zoomare che nella realtà è una questione di sì, anzi, tu più l'allontani, più l'allontani e più deve essere lento. Più lo allontani più deve essere lento. Sì. Se invece mi fai un portone davanti, quello lo puoi fare veloce, hai capito? Sì. Allora, la questione è che se tu vuoi fare in 8 fotogrammi una scenografia lenta, la devi o con in 8 fotogrammi, o in 8 fotogrammi sto parlando, o di 8, non di un tempo, nel loop, allora devi fare uno spazio minore. Allora, per fare uno spazio minore devi fare un oggetto che si sposta in uno spazio minore e di conseguenza devi fare per forza un loop, hai capito? E il loop lo fai facendo il modulo che si muove. Che si muove, sì. Ah, scusa, riesci a chiamare qualcuno a darti una mano per fare questo? Casomai anche so, lui. Lo sa fare. Lui, Fai nuova scena, eccetera, eccetera. Allora, metto due assieme. Sì, 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 sì. Guarda, ti faccio vedere. Allora. Sì, mi ha fatto vedere lui che aveva lo stesso problema. Esatto, esatto, esatto. Tu, sì, no, era per costruirti il modulo. Se lo vuoi fare, no, se no se devi andare via, non è mica un problema. Io tra un po' devo andare via, volevo capire, giusto, praticamente se io lo faccio qui, il primo lo dovrei fare al nono posto, il secondo, giusto? No, guarda, io farei così per essere sicuri, te lo faccio vedere. Togliamo questi, questo, questo, questo. Così capisci anche quello che intendo dire, eh? Questi qua. Teniamo tutti questi qui. Dopo prenditi tutti i fogli, le tue cose. Non so se tu puoi sentire dalla Paola come cosa. Ecco, perfetto. Allora, avevamo detto adesso dobbiamo costruire il modulo, praticamente, un modulo di due. Abbiamo. Noi sappiamo che dopo questo qui l'8 ci deve essere l'1, ci serve la distanza di un movimento, la distanza di un movimento, e poi vado a prendere l'1, che è qua. Allora, io dopo l'8 va l'1 e io so che il movimento è questo, da qui a qui. Allora, sicuramente il movimento dall'8, il prossimo sarà qui. Tu fai questo, ti prendi questo, te lo sposti così, ti metti a registro, disegni i tuoi fiori, questo è il tuo modulo, ti diventa il tuo modulo. Te lo posso scrivere a matita così? Più o meno, eh? Questo è un orecchio, vero? Sì. Questo è un naso, vero? No, va bene, è bello, no? Ecco. Questo è il numero 1 ed è il tuo modulo. Dopo devi solo fare questo, semplicemente questo. Sei sul 2. Fai così e ti ripeti il modulo, poi prendi il 3. Dopo, l'unica cosa che avendo questo modulo, quando sarai sul 6-7, devi vedere se anche in entrata, perché anche in entrata ti dovrà arrivare, hai capito? Riproduci il modulo, probabilmente avrai un fotogramma o due con tre fiori, uno che esce e uno che entra, probabilmente, hai capito? Cioè, comunque quello è il modulo, che sia in uscita o in entrata, cioè che sia dopo o prima di quello che hai già, però lo devi... Avrò dei fotogrammi con solo uno, però. Probabilmente, forse,
però adesso guarda, andiamo a vedere qua, questo per esempio, no, 4 no, il 3 neanche, il 3 c'è davanti, il 5 forse, il 5 comincia, no, no, vedi, è ancora fuori, il 5, 4, il 6, 2, ma dov'è il 6? E questo no, 2, 5, 3, 4, forse qua, eh? Eccolo, eccolo, qua, secondo me il 6 e il 7 avranno il modulo, vedi? Entra nel 6 e poi il 7 ovviamente ce l'avrà e l'8, e l'8, allora, 8, l'8 ce l'avrà anche, scusa, l'8 ce l'avrà anche lui, vedi? No, sì, 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 no, l'8, per cui disegnerai, lo metterai così, insomma, sarà tutto così, no? Giusto? E anche l'uno, e anche l'uno ce l'hai, dopo ce l'hai già. Okay, dopo a fare, sì, così è l'unico ti modo. Cavi la... Ciao. Dimmi. Sì, 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 adesso quando hanno finito loro scansioniamo. L'unica, sai cosa prepari? Prepari 1 e 1, 1 e 1, 1, 2 e 2, così le scansioniamo insieme. Ah, questi saranno un po' più leggeri, ma lo vediamo. Avete posto? A me non è il loop. No. Lo so. Giuro che ne farò un altro. Un l'hai fatto su un altro... No, lo farò. Ho finito questo. No, vabbè, il fiore l'avevo fatto. Quindi sono i fiori. Però come velocità, insomma, alla fine... Io pensavo dovessi farlo più lento. O no, più veloce lo sfondo. No. Invece no, può andare. No, c'era al personaggio un errore. No, no, va bene come velocità. In questo caso qui, per misurare esattamente la velocità, devi misurare le distanze di un passo, no? Ah. Allora capisci qual è la distanza, perché praticamente cammina sullo stesso livello della stanza, non ha una scena molto distante, no? È subito lì. Ok, va bene, grazie. Prego. Sì, sì. Faccio io? No, beh, ma guarda. Si è fatto male? No, mi avevo una pellicina, me la son tolta. Scusatemi, ma 003. Li mettiamo insieme al personaggio, che lo vediamo insieme. Come sei messa? Finito? Secondo me avrò dei problemi con quell'onda lì. Così si vede sotto il personaggio. Preferisci vedere le stelle piuttosto che il personaggio? No, no, dico così, non è... Non c'è rischio che si vedano le stelle. È lo stesso, ma è un pencil test, no? Vabbè, magari ricalcandolo. Ma no, lascialo così che è più naturale, più pencil test. Sì, non sta. Piuttosto, se vuoi proprio fare qualcosa, disegna il personaggio più forte, no? Piuttosto delle stelle. Se lo vuoi fare, se no va bene anche come pencil test, eh?
cioè i pali della luce e il personaggio sono in completa sintonia. Sì, no. Cioè, beh, se non altro è originale, no? Cioè, nel senso che è, infatti, no? È già una storia, sì, sì, infatti, infatti. No. Paola, dimmi, cioè, no, 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 prendila, prendila. Sì, sì, sì. Di controllare i disegni, prima di colorare. No, ah, ma no, dai. No. Cioè, dai, se hai fatto le cose in maniera regolare. Sì, sì, ho corretto. Ma il no, questo l'avevamo già visto prima. Ok, quindi. Ma sì, sono sicuro che funziona. Si vede in trasparenza il palo. Vabbè, dai. È un test questo. Non saremmo riusciti a scansionarlo diversamente come tempi. Si vede molto meglio. Come? Si vede molto meglio. Mm. Quella è una telecamerina o una, sì? Macchina fotografica? No, una telecamera. Attaccato queste qui. Sì, sì. Sì, è in alta definizione, ma... Il Dragon riconosce una macchina attaccata. Il Dragon ha... devo scansionare l'ultimo? Sì. Dragon ha un 20 o 30 o 40 macchine fotografiche specifiche, però. C'ha tutta la lista delle macchine, si fa vedere sul coso, c'ha tutta la lista delle macchine. Sì, perché molte Canon EOS, per esempio, solo che io non ce l'ho e... Questo voglio fare. Perché? No, vediamo così. Sì, sì, funziona. Sai cosa c'ha? Sai cosa c'ha? Anche la musica. C'ha solo un difetto. È un difetto micro. Macro. Ah, sembra che vada lì dietro. No, c'è solo un braccio. C'è sempre fermo. C'è un braccio che sembra fermo. Va all'indietro. C'è un braccio nella tasca. Perché li hai spostati nello stesso senso, nella direzione? Come si fa? Metti l'otto con l'1. Sì, dai, fallo. Vai. È bello, no, così devo dire che è cioè, ancora di più rispecchia l'originalità del personaggio. Però giusto per te. No, giusto per te. Per capire l'esercizio. Guarda, te lo tengo però, eh. Posso? Rifaccio lui, okay. Scusa. Adesso però vi faccio lavorare voi un po'. Facciamo una cosa, io devo comunque mettere in ordine, quindi fai. Vabbè. Ah. Fai tu che ti apro la scena, intanto devi solo scattare. Sì. No, nulla. Rinomino e sì, esatto, nuova scena, rinomini. Ti tocca? Patrizia. Metti numero 3, penso, uh-huh. O 4, mettiamo 3. Ah, non ci più di 4, non so, per 5, vabbè, non, sì. Ok, ancora ok, salva. Ah no, c'è già allora, niente, fai un nulla. E metto qua, non lo posso, no. Fare, sì. Nuova scena, perfetto, sì, 4. Ok. No. Sì, sì, va bene. Poi guarda, lo ruoti. Perfetto. Solo quello. La
Posto? Sì, sala. Bene, bene. Ma no, che dobbiamo finire noi qua? A 7 mi sembra. Sì, sì. No, cioè... Come va? Ma sì, a questo punto va bene, la fai sul posto. Ah beh, vabbè, insomma, cioè, ognuno ha la propria indole, cioè voglio dire. Come? Ah, non lo so, cioè, dovrebbe, cioè, c'erano 500 fogli, secondo me ce ne dovrebbero essere. Non ce ne sono più? Sì, guarda che secondo me ci sono, non tanti forse, eh? Non tanti fogli ancora, eh? No, sono tre, ma gli scritti. No, 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 ci sono dei fogli bianchi, dico. No, no, sì, qualcosa c'è rimasto. Cioè, vuol dire che avete consumato 500 fogli in due giorni? Ma ne abbiamo, eh? Sì, sì, ce ne sono. Ah, saranno sette. Un secondo. No, beh, tu, ci sono quelli che... Ah, dopo l'hai finita così, eh? Sì, beh, fatto bene, fatto bene, dai. Fatto bene, fatto bene. Sono curioso di vedere l'effetto. Dai. Ma lo so, non ho proprio la più pallida idea. Ma non è che bisognava farlo. No, no, proprio su qui. Tiro su 8, cioè stabilisci lì l'auto. Quello è il cursore, quello lì. Quello sotto, esatto. Ah, vabbè, dai, insomma. 8. Là. No. E vale. Sì. Metti il loop. Forse il loop qua. Qua, ok. Ah. Ok, vai. Non troppo veloce. C'è qualche problema. Troppo veloce. Un po' troppo veloce. No, io lo vedo nel fondo. Qui un po' si parte. Forse quella parte che dicevi tu. Scusa, posso... Sì. Ferma. No, no, stai. Allora. Però magari lo vedi. No, ma... Allora. Io prendo questo qua come riferimento, questo palazzo qua. 1, 2, 3. Questo torna indietro. Guarda, 1, 2, 3 e 4 torni indietro. No. Grazie. Non lo so come anch'io ho questi problemi. Ma non... Perché mi vedevo sto dito con questa pellicina che mi faceva schifo e poi va avanti lento e poi lì sparisce e riprende da lì. Che ho combinato. Ma ok, questo va indietro. Forse hai sbagliato dei numeri, c'è cioè qualche cosa che non... Che non... Adesso... 1, 2, 3. Perché se inizia dal 4, capito che cosa... Come inizia dal 4? È il 4 questo? Cioè inizia a fare schifo dal 4. Ah. Ti faccio vedere subito cosa fa. Perché hai voluto fare una cosa troppo complicata. Posso scherzare? Ho continuato di qua e poi mi sono preso un pezzo di carta aggiunto così. Posso scherzare? Ti sta bene? No, la scherzo, davvero, cioè, ci mancherebbe. Perché hai voluto, guarda, stai attento a fare una cosa troppo complicata. Cioè, ci poteva stare se tu, perché qui il modulo c'è, no? Però dovevi finirlo, giusto? Cioè, questo palazzo qui è uguale a questo, sì. Giusto? No. Dovrebbe essere questo. Così. No, sì, no? Sì. Sì, allora, dovevi prendere questa parte qui e finirla qua, giusto? Dovevi prendere questo e disegnarlo completamente. Poi vai avanti, questo andava bene, e dovevi finirlo qua e riprenderlo da qua. Cioè praticamente... Non lo cioè devo fare tutto il foglio. Sì. No, dopo probabilmente... No, ma scherzavo prima. Però dopo qua è sì che hai fatto un errore. Cioè nel senso che
è sbagliato proprio posizione, l'hai posizionato male, vedi? A meno che 4. Scusa un attimo, non è che no, hai scansionato diversamente 1. Lì, aspetta, No, aspetta, ho visto. Aspetta, aspetta che vediamo. 7. Quello è il 3. Questo è il 3. 1, no, 2 1. Forse 1 due volte. Questo è l'1, giusto? Questo è 2, 3. Questo sembra che vada. Questo è il 4 però, sì. 4. 4 sicuramente, però vedi che va indietro. 4. Beh, probabilmente sai cosa c'è, che perché non è facile controllare. Sai cosa il problema qual è? Che tu hai fatto benissimo fino a un certo punto, che ti sei costruito una parte di modulo, in teoria per fare meglio dovevi fare una scena completa con tutto il modulo e anche una parte in più da, prima e una parte in più dopo. Sempre con lo stesso modulo. Con lo stesso modulo. Cioè praticamente, quindi hai due, dovresti dovuto farne tre, anche sulla carta, su foglie di carta, fai tre moduli, hai capito? Poi ovviamente questo me lo devo replicare. Esatto, brava, perfetto, questo. Perfetto. Avendo il modulo completo, tu bastava che tu te lo spostassi di quegli 8 fotogrammi, sì, certo, di quegli 8 fotogrammi per tornare da qui a qui, hai capito? Come hai fatto? E quindi che dici, questa la faccio retta, non so. Beh, quello sarebbe, allora, questa per essere modulare dovevi circa l'altezza c'era, va bene, dai, cioè, l'unica cosa, dovevi continuarla e finire la scena. Allora, me ne faccio un'altra così, esatto, a fianco, esatto, praticamente identica. Poi dopo, adesso non so se avremo dei fogli per farlo, ti tieni questo modulo che hai fatto, e te lo riproduci, anche qui dietro devi disegnarlo, però anche qui, sì, questa parte, quella parte lì, hai capito? Però a parte l'errore di quello scarto, il resto va bene, finendolo vedevi l'inizio e la fine, per cui vedi il ciclo completo, hai capito? Però va bene. No, sì, perché pensavo non servisse, no, tutto. Ma però quando però quando tu vedi un movimento partire dal niente, ti fa un sì, salto, hai capito? E quando finisce, se tu sfumassi tutta la scena, andrebbe bene, con un filtrino, una cosa. Volevo solo fartelo vedere. Poi magari... No, così va bene. Uno. Sì, guarda, si vede. Qui ce n'è solo uno, qui, esatto, poi comincia il rientro da qui, esatto, questo okay, giusto. Allora poi a casa magari lo... Sì, lo c'è, esatto, ma me li potete anche mandare, cioè, beh, avete la mia email, ma ve la do. No, ok. Se no, loro ce l'hanno, lo scrivete loro, okay. Ma io ve la do volentieri, cioè, se avete delle cose da mandare, da chiedere anche... No, quando... no. Scrivete, solo quello, ditemi come si fa, dimmi come si fa, schegge animate. No, no, davvero, senza scherzo. No, zero. Cioè, se sono impegnato faccio finta di non esserci. Perché non è mica... Il bello della tecnologia. No, ma non è mica vero, sa. Se mi chiede delle cose state sicuri che vi rispondo. Ok. Cioè, per cui... Grazie. Vai via? Sì. Dai, piacere di averti conosciuto, e poi dopo, chissà, quando farai dei cartoni animati vendendo in giro per il mondo, ci vedremo ai festival, dai. Dai, complimenti comunque. Allora, Giuseppe. Stavo per dire Claudio, non so perché. Nuova scena. Giuseppe. Giuse. 4. Sono sicuro che non c'è. Là. Ma poi con queste animazioni. Ce le vendiamo. Io adesso. Io no, oggi non facciamo in tempo. Quando sono a casa faccio tutti dei render. E poi ve li mando tutto il filmato. Dopo, guarda, quando siamo
fuori, vi faccio vedere anche quelli dell'Accademia, così vi rendete conto. Niente, non lo dico perché stiamo... Non si sa mai, non si sa mai. No. Sì, beh, secondo me sì, vero? Cioè... No, vero, no. No, io credo che sì, mi sembra giusto. Tanto è materiale, voglio dire... Vuole andarsi? Sì. Hai finito? Sì. Mi ero incantato. Vediamo. Anche questo. No, beh, ovviamente questa la scena entra sì. Di botto, questo te lo sapevi già. Però, mentre invece quelle luci, quei flash vanno benissimo. Sì. Sì, sì, funziona perché tutto. Qui... Peccato perché è un po' così. Però diciamo che funziona. È abbastanza veloce, per cui non è che dia così fastidio, non vedi un salto incredibile. Sì, però sì. Se ci fosse stato anche solamente all'inizio, all'entrata, non è neanche tanto qui. Non lo so. No, non puoi farci niente. Forse, qui, anticipare mettendo un altro, uno di questi. Allora a quel punto lì, quando vai sul, aspetta, no, dicendo questo, sto dicendo una somma, sì, no, andava bene, sull'8, sì. Quando dopo vai sull'1, adesso lascio la freccia, non ci riesco. Quando va, sì, ci riesco invece. Quando sì, vai sull'1, ne hai uno qui. Mm-hmm. Cioè tu lo fai sull'8, dove c'è la freccia? Sì. Guardiamo il modulo com'è più o meno del. Ecco, esatto, vedi? Praticamente da qui. Orca boy, non volevo fare questo. Sì, guarda, da qui a qui, c'è circa uno spazio del questo tronco, cos'è? Vabbè, quello che è. All'inizio voleva essere un palazzo in fiamme. Poi è diventato un bidone. Un bidone. Bello, le volte tutto può succedere. Sì, no, perché il tratto così... No, ma infatti, allora, se tu vai qua, sì. Lo disegni circa qui così, un po' meno, praticamente diventa un modulo. Siccome è abbastanza veloce, quando vai già sull'1... Non ti dà più quell'effetto di un'entrata di botta, hai capito? Ma quindi cioè, lo dovrei fare qua, cioè un poco più... Qui sull'8 però. Sì. Cioè, allora, sì, capito, modulo è circa qui, circa uno spazio, no? Sì. È questo qua. Sì. Per cui tu vai sull'8. Sì. Questo, allora, facciamo così.
abbiamo visto che lo spazio è... Sì. Prendiamo questo riferimento qua che è meglio. È di 1 comunque. Sì. Per cui io sono sull'1 qui. È di 1. Io qui... Sì, sì. Qui ci andrò a fare questa parte qui. Però lo vado a fare sull'8. Ho capito, sì, sì. E ecco, qui ci vado a disegnare la fiamma, il bidone, il sì, palazzo sì, con... Sì, sì. Per cui quando vediamo questa entrata qua, ti farà un po' meno di botto, hai capito? Ho capito. Perché dopo non... Dopo, forse... La velocità se, non... No, la velocità va bene. Sì, cioè, se fosse stato un palazzo... No. 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 Se fosse stato un palazzo avresti dovuto farlo andare lentissimo, perché un palazzo alto... Sì, sì, ecco. Sì. Però un bidone... Un bidone può andare, può essere plausibile. Ecco. L'altra cosa che forse anche qui... Alla prima? No, sì, però lascialo così, dai, che va bene. Cioè, vedi che ci starebbe, ce ne sarebbe uno sul primo qui, esattamente, sì, qua. Sì. Però se lo vuoi fare, ecco, cioè, che diventi il modulo. Ciao! Ciao. Hai capito? Sì. Secondo te, il modulo che scorre può andare bene? Bisogna che lo guardi. Bisogna vederlo animato. Beh, dopo lo vediamo animato. Allora, uno. No, va bene. Da che parte va? In là? Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, va bene. Sette. E rimane dentro. Ah, è vero. Deve aspetta un attimo. Otto, ah, no. Deve... Poi passa lì, passa l'uno. Va bene, sì. Dai, va bene, va bene. Mm-hmm. Ce ne mancherebbe tipo l'allaccio fra no, 8 e 1? No, 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 non c'è l'allaccio tra 8 e 1. Tu devi fare solo 8 fotogrammi, non puoi farne di più. Vediamo. Cioè, praticamente da qui, da qui... No, più o meno c'è. Perché non ho fatto... Dall'8 all'1. Perché... mi volevo esercitare. Come? Posso vedere solo la scena senza personaggio? Sì, 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 lo facciamo dopo. Vado a dare un'occhiata qua come... Lo stai finendo? No, vabbè. No, rifaccio. Sì, dopo lo ridisegni, esatto. Lo stai ridisegnando tutto? Beh, vabbè. Dai, Sì, è più contrastato, va bene. Io sono l'ultimo, quello era l'ultimo. Te hai una barca che è luna rossa, eh? Che barca meravigliosa. No, comunque, dimmi. Se io voglio fare l'ultimo... Questa è la barca del 7. Sì. E poi c'è la barca del primo che... Sì. Devo fare qualcosa in particolare? Io l'avevo disegnata qui alla fine. Cioè, in teoria dovresti tu prendere... Sai cosa c'è? Fa vedere il primo. Ne devi fare due. Ah, no, puoi più fare. E devi farlo qui. Devi farlo qui. Ma questo fa la cache a metà? Certo. E poi meglio ancora. Beh, rientra qua. Rientra intera. Rientra qui. Okay. Se questo è il primo, rientra qui, non c'hai altre alternative. Okay. Entrerà un po' di botto, ma perché vedo anche che sì, non hai proprio fatto una cosa precisa, eh? No, però va un po' così, ma va bene, dai. Cioè, no. Non ci sono più fogli? Sono tutti lì, eh? Ah, grazie. No, questo qui è un ricordo. Ah, con questo, guarda. Così, ecco. Beh,
c'ha un, vedi qualche errorino nel braccio destro, eh? Lo vedi che è un po', ha un po' un, qualcosina che non va. Però, però funziona, eh? No? Beh, ma oh, beh, ma scusa, Beh, ma ascolta. No, ma poi sei arrivata stamattina, cioè di così, ma benissimo. Poi il mio personaggio non c'entra con questo. Questa è una cosa inventata. Beh, perfetto, va benissimo. Allora, quel braccio lì lo vediamo subito. È corto, in una sezione più corta. Guarda. Aspetta, sarà proprio. Allora. Sì, forse nella 2. È questo qua che c'è qualcosa. Allora, partiamo dall'1. 1, 2 va bene, 3 è nascosto, 4 va bene, 5. Questo qui, sì, vedi che sono uguali, sì, vedi, sì, che in teoria questo doveva essere ancora nascosto. Ah, forse un po' più, ecco, nascosto. 4 più nascosto, il poi 5 è un po' più in alto. Sì, sì, sì. Però aspetta, non è mica lì l'errore grosso, perché lì wow, è quasi. Questo rimane ancora un po' lì, ancora. Poi di colpo. Allora, questo è da nascondere. E poi secondo me c'è qualcos'altro ancora, Perché da qui. Torna su, vedi? E questo è l'errore grosso, è questo. Perché 1, 2, va giù, 3, giù, dietro, questo doveva essere dietro, ma poi va lì, poi ritorna verso il centro, questo qui si doveva vedere di meno, se no non vedersi neanche, poi si comincia a intravedere, quindi dietro qua. E poi dopo va prima di questo qui, cioè... vedi che, sì, ecco, sì. Cioè questo è troppo alto, questo si abbassa e poi quando ritorna l'uno si alza di nuovo, hai capito? Allora avreste dovuto, diciamo che questo va bene, questo andava a metà, questo si intravedeva, questo quasi e questo, no, quasi come questo, cioè questo più, potrebbe, sì, quasi andare, ma deve essere leggermente più, un po' più visibile. Allora c'è solo quella cosina da mettere a posto, ma per il resto le gambe sembra che funzionino. 1, 2, 3, vediamo, Allora questo è il braccio sinistro e quello, la gamba destra. Allora, braccio sinistro e gamba destra, braccio sinistro, devo memorizzare io, braccio sinistro e gamba destra, perché se il braccio sinistro questo è sicuro, questa è la gamba destra. C'è qualcosa che non va. Non si vede in movimento, però c'è qualcosa che non va. Perché sai perché? Perché c'è la clava davanti che che nasconde che nasconde l'inghippo, nasconde l'inghippo. Però va bene, dai. Diciamo che non si vede bene qual è proprio la gamba, ma sì, dai. Dopo lo metti a posto tu, Andiamo. Lo vuoi far tu? No, ne voglia? No, faccio io. Ah, sì. No, va bene. Tanto hai già capito come si fa? No. Sì, va bene anche così. Sì. Ma titolo, benissimo. Quanti ne hai fatti? Sono 18. Okay. Sì, non lo so, forse passo. No, passo. Perché all'inizio sembra. Ma intanto qui lo possiamo controllare, come lo vediamo come vogliamo. Come sei messo? Io ho finito, ho fatto una cosa che va su 2 livelli, vediamo se ci dà. Ah, addirittura? Sì. Cioè... altissimi livelli. Bausa, come dico là. E la Dio che non sta a stare.
Ma senti che anche su Marte ci sono i piani. Ci ho aggiunto giusto una sputo. in otto doveva finire nel nulla. Come? Ah, beh, grazie. Cioè, infatti, in tutti o solo in quello? Solo in quello. Ah, così, pac. Sì, ci viene. Sì, si vede. Faglielo così, dai, fai in un attimo. Sì. Cioè, allora, in quello, no, ma in quello dopo lo fai più piccolino. Cioè, che si vede così. L'ho fatto a sì, allora, se lo fai un po' più piccolo la testa, mm-hmm. E poi gli fai solo un pezzo di chela, così. Ah, sì, hai sì. Capito? E in quello prima lo fai ancora più piccolino, con due puntine così. Cioè, praticamente sì. Fai prima questo, poi questo, poi questo qui. Quindi e poi questa è la 8, alla 6. Poi 4. Di nuovo dopo questo qui, cioè lo fai prima 1, 2 e 3. Poi quello dopo fai di nuovo questo, poi questo, così sparisce. Cioè viene fuori, poi sparisce. Ah, capito? Ok, sì. Dai, quindi, per fare questa cosa... Mi questo è il numero 1. Questo è l'8. L'8, allora, dopo fai 1, 1 e 2. Ok. E comunque 7 e 6. 7 e 6, ok. Aspetta. Allora, questo è l'8. Questo no? È il numero 2. Allora, 8, allora... Sarebbe l'8, poi ci viene l'1 e comincia a sparire. Però no, prendi riferimento questo qua, eh? Sì. Giusto? Se no, non, a caso... Tieni. Allora, fa conto, aspetta. Ti faccio vedere un attimo. Considera che viene sempre su... Viene su qua lui, cioè questa è la linea dell'acqua, no? Mm-hmm. Per cui lo farai così, con gli occhi qua. Okay. Ah, sì. E la chela ci sarà così e così. Ah. E qua sarà, questo lo puoi fare anche così volendo, e così, ecco. Sì. E quello prima, questo è l'uno. No, allora questo... Sì, questo è quello di sotto è l'8, questo è l'1, quindi sta rientrando in acqua. E poi è il 2, dovrei fare è il 2, esatto. La stessa cosa, al contrario, 7. 7, esatto, 7 okay. Questo e 6 quello lì. Ok. Sì. Che sembra che venga fuori, no, in questo modo, dall'acqua. Esatto. Così... risolvi il problema del... Sì, ma anche all'ultimo? Sull'8 e forse sull'1 devi vedere, che forse ci sta lì anche quello, sì. Ti prendi questo modulo e fai così. Ah, sì. L'ho fatto un po'. È un po' più grande, ma va bene, tanto viene dentro balla. Di qui mi sono messo i miei problemi. No? 3. Come? Allora, io mi sono rifatto il modulo. Perfetto. Questo, quindi 1... Poi diciamo, no? La passata. Sì. Sì. Poi 2, siamo qui. Lo stai facendo andare in là, vero? La scena. Sì, sì, esatto. Vabbè, poi lo stesso. Sì, 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 sì. Però diciamo questo qui, sì. È così. Devo vedere i riferimenti. Devi farti dei riferimenti qua sopra. Sì, 7, 8, 9, 10. Allora, 1 e 2. Allora, così va. Sì. Così va. Poi il 3. Quindi il 3. Se non siamo andati avanti. Però è uguale, tu in teoria lo puoi disegnare da dove vuoi, perché è uguale. Lo puoi, così, giusto? Lo devi finire là. Sì. Lo guardiamo. No, ma stai. Patrizia. Cosa dice lei? Contenta? Contenta, sì. Quasi commossa. Vabbè, certo, ci credo. Adesso tuo fratello sarà invidiosissimo. Un po' di tempo. Oh, perfetto. C'è qualche cosa un po' di lì nelle stelle in alto, eh? Sì.
che non sono proprio regolarissime. Tuo fratello non ha controllato proprio bene. Scherzo. Va bene, vediamo un po' più veloce, però dopo è abbastanza regolare. Com'è questo? Ma com'è? Ah, scusa. Ah, devo usare questo adesso, andare in giro con questo. La cambio tutto. Lo tengo io. No, ma vero, anche se no si sente. Infatti non succede niente. Benissimo. Benissimo. C'è un errore. Non lo diciamo questo. C'è un errorino. No, sembra un errore in realtà. Ma che è quello di sotto? C'è un disegno. No. No, c'è questo disegno qua. No, no, guarda, sai cos'è? Che secondo me questo piede qui non l'avevi corretto proprio bene bene. Vedi, è rimasto molto dietro. E poi dopo sembra che si vada a coincidere con questo piede qui. In realtà è questo. Va bene, dai. E questo qui e questo qui. E questo qua, sai cosa sembra? Quando l'ha inchiostrato, questa parte qui della gamba la dovevi fare un po' più grossa, in modo che sembrava legata al sedere. Invece così, essendo un po' assottigliata, sembra che sia davanti questa gamba qua. Hai capito? Sì, sì, sì. No. No, sì. Beh, vabbè, adesso a parte quello. Ce l'hai lo scanner tu a caso? Beh, niente, tu te li riprendi, te li fai a casa, lo fai a casa tranquillamente, con del bianchetto, un po' di bianchetto, lo correggi, dopo sei a posto. Sì, cioè, vabbè, non è che dopo per vederlo. Come? Beh, dopo non so che programmi ha di Photoshop, ce l'hai? Sì, sì. CS4 così? Sì, sì. Ecco, lì ce l'hanno l'animazione, no? Sì. Li carichi, fai li fai, li metti su Photoshop e sei a posto. Dopo se avete dei programmi di editing tipo, cosa avete, Mac voi? Tu? PC? Sì. Di montaggio cosa avete? Avete qualcosa? Premiere, Vegas? After Ecco, After Effects, lo carichi su After Effects e poi dopo gli dai tutti i tempi, intanto lui sa farla, ho già capito. Che, cioè, ecco. Andiamo? Vediamo. Dai, fallo con te, vai. Ma ci facciamo concorrente però. Ah, sì? Ah, no. Ah, ma chi è? Di chi è questo? Di chi è? Ah. Non mi ricordo. Di chi è? Gianfranco. Ah, è andato via? Non lo so. Quello. Beh, è l'ultimo. Vai tu. Thank you.
Ah, per... brava. È per te, è per te. Per... No, 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 non farlo, che non è roba mia questa, non posso, dai. Te faccio giusto perché... Giusto perché... per te, ma... Non posso, insomma. Non mi ricordo neanche come erano piazzate bene i pallini. Circa, ci manca una zampa qua. No, ma è che le ho fatte 30 anni fa, non è che no, ne ho mai più fatte. Quante volte tante. Basta matita o te lo devo anche inchiostrare? Ma è per me? Sì! Ah. Oi. Caspita! Cioè, beh, io ci metterei anche una firma, una dedica. Interpretazione, poi devo scriverci interpretazione della pimpa, perché non posso, non è un mio personaggio. Lo so, però, cioè, va bene, non ti voglio... No, cioè, non mi ricordo. Allora, poi una dedica, puoi scrivere sì. Allora, a Christian, Christian. A Christian e Janine. Gianine con la J in lunga. Christian così. Christian e Gianine con la J Gianine, così. Gianine. E basta. Dai, va bene. E va bene così. Grazie. Cioè, non posso fare queste cose, però siccome... Ve l'ho detto, rimasti... Siccome amano questo caso. No, non è che posso, io non posso disegnare un personaggio di un altro, questo... insomma, hai capito? No, non è che... Cioè, faccio il figo con la pimp, cioè, hai capito? Però è giusto per va benissimo, fa finta che fosse un disegno questo di quelli originali. Cosa fate? Andate? Ah, beh, vabbè, ci salutiamo, Piacere, come grazie. Vabbè, alla prossima, dai. Dai, venite quando venite su, fate un fischio. Magari. Sì. No, poi se avete bisogno, veramente sentite da Paolo, mi dà tutto l'email, il telefono. Ah, ok, fantastico. E se avete bisogno di qualsiasi cosa legata all'animazione, perché poi io posso dare delle cose. Oltre a quello, ciao, piacere di aver riconosciuto davvero ciao. grandi, bravi, perché Qua, si possono guarda. Contare? Questo è il 12esimo. Allora, 1, 2, 3, no, è la 11. Quindi lo devo devi fare. Fotografare, sì. Perfetto. Per vedere se funzionava. Adesso dai, c'è circa il modulo, circa diciamo. Quasi, perché vedi che questa parte qui dovrebbe essere quella più alta. Però va bene, dai, non lo vedi nel suo flusso. Proviamo. Sì, adesso va bene. Adesso quando hanno finito... allora bisogna rifarli. Allora, di al ragazzo. Per rifarlo? Vuoi scansionare? Vuoi scansionare? No, devo scappare. Va. Proprio non ce la fai. Vabbè, te lo fai tu a casa. Te le sei prese dietro? Ciao. Stai 3 ore, poi magari sbagli di cancellare tutto da capo. Sei in difficoltà, in crisi? Come? Sei in crisi? Sì. Perché? Perché
No, non capisci più dove sei? No. Allora, dove sei arrivata? Io ho controllato. Dove sei arrivata? Cioè, ho sbagliato a fare, sì, con la linea del carro. Allora, questo in teoria, questo qui, allora, secondo me, tu devi tenere un riferimento fisso e spostare questi su quel riferimento. Infatti così sto facendo. Stai facendo. E allora dovresti essere tranquilla. Ah, perché li stai facendo direttamente qua sopra? Sì. Ah. Questo è il 4, questo è il 5, no? E lo metto in posizione, diciamo così. Però vedi, alla fine combacio. Sì, qual è il problema? Che non andava prima, andare indietro. 4, andare indietro. Allora. Perché l'hai fatto qua sopra. Allora, qua sopra non avevi nessun riferimento. Se tu ti fossi disegnato un riferimento qualsiasi qua in mezzo, una riga su tutti, quello è il riferimento. Dopo su questo sposti questi qui. Hai capito? È che non hai riferimenti qua sopra. Hai capito? No! Ma il piede si sposta sempre. Ecco perché si muove. No, beh, ma andava bene, ma l'unica cosa che dovevi fare era fare solo un riferimento e spostare a terra. Esatto. Esatto. Stiamo cercando di portarlo. Sì. Aspetta, che sono fuori fase. Non ho capito qual è il lato. No, questo è il lato. Aspetta, da qua. Allora, così. Aspetta. Questo va indietro. Ma questo va su. No, questo è sotto di me. Ah no, allora va giù. Giù. Ancora? Ah, più avanti allora. Perché? Ok, così va bene. Così, dice. Non fa niente, non fa niente.
sei fusa, dai, sai cosa fai? Arrivo, lo fai a casa, hai a casa strumenti? Strumenti tipo scanner, Photoshop, queste cose qui. E allora, con calma, adesso hai capito qual è il procedimento, te lo fai con calma, te lo finisci e poi me lo mandi. Il modulo. Il discorso che ho fatto quello, perché è un discorso proprio di capacità di... Ho capito. No, ma quello lo puoi fare. Se tu hai Photoshop o After Effects, ti metti il tuo personaggio lì, ti fai scorrere la tua scena e sei a posto. Ma e va benissimo. Però questo è un concetto che è importante, perché con pochi disegni tu fai comunque una scenografia fatta in un certo modo, capito? Cioè utilizzare pochi mezzi e avere uno risultato comunque giusto. Questo l'avresti potuto fare con un po' più di calma, e andava, perché il personaggio è bello, vedi, anche così va benissimo, era proprio il concetto, è usare proprio i mezzi indispensabili per fare delle cose, capito? Anche solamente una camminata con 8 disegni, se è fatta bene, se è fluida, va benissimo solo così. Se puoi anche farla più lenta, più fluida, facendo molti più disegni, ma non ha... Hai capito? È proprio l'idea di arrivare a fare le cose con un certo tipo di logica, con una certa precisione, hai capito? È quello, è esatto. Io prima scherzavo perché se tu ti metti lì e fai certe cose, con la tecnologia, con le cose, riusciamo a farci, ci arrivano tutti, capito? E quando tac, devi fare quello scatto, perché delle volte serve capire, dice guarda che forse riesco a fare quella cosa in quell'altro modo, e allora dici ecco, vedi che... capito? E funziona. Posso vedere questo? No, ancora? Sì. Vabbè, erano troppi. Beh, funziona benissimo. Adesso, casomai, io faccio il render dei fotogrammi. Quando faccio il render, che scarico tutti i fotogrammi, tu te lo vado a riposizionare... Ti posiziono i fotogrammi nel cioè lo spostamento. Sì, ti sposto quei 4, 3, 4, 5 fotogrammi che si sono abbassati o sono alzati, te li riporto a livello, te lo rimetto al registro, poi dopo te li mando. Come vuoi? Mi sa al decimo, undicesimo. Sì, ma li vedo, perché io dopo, una volta che li scarico su un... La base si vede che sta. Li renderizzo come fotogrammi. Li metto su un fotogramma dove posso gestire tutte quelle telesposte. È come volete, adesso casomai facciamo prima. Sì. Dai, aspetto, se poi è il caso. E li vuoi tenere? Non so. No, questi li vuoi cancellare? No, questi li tieni tu, scusa, ma hai fatto un lavoro bellissimo in un attimo. No, è perfetto. Si vede però che tu hai già... Sì, all'inizio diceva infatti mi seguo. No, beh, si vede che vabbè. È così, poi. No, beh, funziona benissimo. Spinge che vuole uscire quando Vado. Aspetta, però anzi io faccio Sì, li mette a posto, le scansioni, tutto di nuovo, poi te le riposizioni eventualmente con Photoshop, così te le riposizioni giusti, pulisci, togli e rimetti a posto. Dopo lo puoi anche colorare dopo, lo colori. Sì, no.
così. Però ti devi spostare un po' di qua perché c'è il nero. Ce l'ha uno zoom quel proiettore lì? Per ingrandire l'immagine, chissà, forse sul telecomando. Allora, menu. Menu. Allora, menu, vediamo. Allora, ah, posso... zoom digitale, guarda. Eccolo qua, enter. Quindi. Guarda, ecco. Così anche se loro non vedono l'interfaccia, sì, lì. È giusto. Eccolo. Perfetto, guarda. Ci abbiamo pensato gli ultimi 20 minuti. Però. Però. No, abbiamo fatto più cose. No, perché io in genere lo faccio quando vado a fare fuori, che vado a fare pitturare in diretta le cose. No, ma comunque, se la risoluzione è buona. Più, no, un pochino più larga, veniva più largo, però lo zoom ha lo stesso effetto. Sì, sì, alla sì. Fine. Beh, mo possiamo chiudere. Sì, via, andiamo adesso. Cos'è successo? Ma mi fa ridere in persona. Ah. È impassibile. È quello del cane, in realtà. L'obiettivo era condividere anche il cane. Il cane. Come? Me la svegno. Ah, sì, vai. Vediamo. Sì. Il granchio è la cosa che è venuta no, a me. No, no, no. Ma esce, cioè, cammina pure lui. Dai, funziona. C'è luna rossa, ma però funziona, dai. Sì, quello è un altro. Non si vede che la barca appare dal nulla. Certo. Sì, ma non ci si poteva più fare niente. Basta, no, basta tagliare lo scherzo. Metti una nuvola. No, ma va bene così che appare dal nulla. Regalo due cose. Fatti tu? Sì. Bravissima, complimenti. Vabbè, queste sono stampe ovviamente. Molto brava. Eh beh, si vede che molto brava, complimenti. Ma è il tuo lavoro questo? Sì. Ed illustratrice? Illustri, illustri? Sì. Molto brava. Cosa fai? Per ragazzi o... di tutto. Cose mie, sì. Anche pure un po' acide, queste sono cose. Beh, vabbè, insomma, ah, sì, più così. Facendo un progetto. E ci vai alla fiera di Bologna? Alla fiera di Bologna? Se riesco a venire, sì, volentieri. Quello lì. È bella, quella è famosa. Lì bisogna proprio farla quella, perché per un illustratore bisogna andarci lì. Fanno un sacco di concorsi anche lì a Bologna. Sì. Ho partecipato, ma ormai. Beh, insomma, grazie. In Inghilterra. Scritto il sito su. Ottimi segnali. Non stai pure. Questo negozio vende anche...
come ho detto anche agli altri, se hai bisogno di... Sì. Scrivi, chiami. Beh, io questo la finirò. Brava, lo così si fa. Sì, no, no, sì, certo, certo. Una cosa proprio di... beh, per forza, mi sembra giusto. Dai, brava. Grazie. Complimenti, ciao. Ciao, buon lavoro. Altrettanto, anche a te, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Vai. Grazie a tutti. Dai, grazie a te. Ciao, brava, brava anche a te. Ciao, grazie. Bocca al lupo. Ciao. 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 Hai 30 secondi. In mancanza di foglie. Si fa così, si fa così. Ma si fa, si fa così, effettivamente si fa così. Posso rifarlo che non mi sono sbagliato? Vai, vai, vai. Serve il tag bar questo? No, ti ringrazio. No? Li raccolgo, sennò pur di perli. Sì, sì, sì. Guarda, ne avevo... Ma gli altri invece di chi sono? Sono della... della scatola? Sì, della scatola. Ne avevo 20 di questi qui, che per i corsi, me ne sono rimasti 3. A forza di... Ma no, sono... No, neanche... No, ma ci mancherebbe. No, avrei... No, tirate fuori i miei tag bar! Sì, di... Io ho provato, è una cosa che non è proprio nelle... Beh, la prima cosa che devi fare è scansionarlo, questo, lo scansioni, lo carichi su TV Paint. Sì, sì, no, cioè è allora questo funziona. Questo qui un po' meno perché visto di profilo è poi in una posizione un po' critica, un pochino così, però funziona. Sì, sì, sì. Guarda, ti faccio solo proprio vedere subito una cosa. Cioè, queste gambe qui, sì. Guarda, che sono alte così. Vedi, è anche qui. Sì. È anche qui. Ma è solo questo però, eh. Sono più corte. Sì, sono più corte. Ma proprio anche l'attaccatura qua che è corta rispetto agli altri. Vabbè, cioè, a parte che va bene le righe, ma proprio si vede no, a occhio. Ecco. Che sono andate qui. Sì. No, secondo me per usare TV Paint tu ti devi mettere lì, provare tutte le cose, non è che hai tanto che ti serve, hai la timeline dove tu carichi sopra i livelli di animazione e lì basta, vai, e vabbè se ti serve l'onion skin, cioè, non è che... Non... Per eliminare il passaggio della scansione. Per evitare le scansioni devi disegnare direttamente lì. Lì non c'è pezza, però è l'ideale quel programma lì, ce l'hai, è l'ideale per lavorare in animazione. E poi com'è quando una volta che hai l'animazione?
A volte hai un'animazione, la salvi, le esporti in, nel formato che vuoi. File, export property, scusa, arrivo. Export project, qui hai il browser con dove lo vai a mettere e scegli il formato o in fotogrammi oppure in scusa che devo andare o in fotogrammi o in un filmato AVI QuickTime MP4 quello che c'è, quello che dipende che code c'ha dietro il computer. Sputo dove finiscono i piedi, troppo. Ah, funziona. Questo è fuori proprio. No, funziona, eh. Benissimo. Ciuff. Ottimo. Perfetto, anche la velocità della camminata con la velocità delle lampade funziona, eh? È perfetta. Sembra che vadano più lente le lampade, no? No, è perfetta. Perché sono quasi sulla stessa linea, cioè potrebbero essere a poca distanza, no? Per cui... No, sono, se guardi... Quasi è un passo. È un passo intero, per cui funziona bene. È un po' più veloce, ma è giusto, eh? È giusto. Sì. Ottimo. Bravo. Fa un piccolo spostamento piuttosto che attraversare lo spazio. Comunque ti conviene esportare sempre i fotogrammi piuttosto che il filmato da lì e poi dopo con il programma che ti serve fai tutto il resto. Cioè tu hai i fotogrammi e dopo te li gestisci come ti pare. Ma, dipende dai codec che hai dentro, che cos'hai, dovresti avere quasi tutto però in genere. Però se tu li esporti i fotogrammi dopo li puoi gestire come ti pare. Sì. Un altro consiglio, sì, esatto, un altro consiglio è che quando tu esporti ti conviene, se hai diversi livelli, dipende come hai fatto i livelli però, sempre, se hai diversi livelli ti conviene esportare i livelli. Mm-hmm. Cioè, sai, praticamente. No, in PNG, mm-hmm. Li esporti in PNG, così dopo sei sicuro di poterli... gestire diversamente, li carichi, se lavori con un programma di montaggio, non so, cos'hai tu, hai qualcosa? Premiere. Ecco, usi Premiere, li metti su tre livelli diversi, se hai tre livelli, e poi gli dai Chrome, fai le cose che ti servono, capito? Però ti conviene sempre lavorare su due livelli diversi. In PNG è ovvio che se hai una scena invece la scena vabbè, in PNG va bene lo stesso, però non hai i canali alfa, non ha quelle cose lì, per il resto devi solo usarlo, cioè non è che ci sono delle cose particolari, è semplicissimo quello lì. Sì. 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 Si muovono soltanto gli occhi. Sì. Però io li faccio, li stacco comunque lo sfondo. Sì. Posso mettere un rumore, sì. Comunque un ascensore che sì. Capisce alla fine. E li muovo solo gli occhi. Sì. Secondo te posso usare tipo Photoshop invece di fare tutto? Sì. Sì, tu puoi. Perché tu togli. Taglio l'immagine. Togli gli occhi da lì. Sì, li metto le altre. E li metti su un altro, cioè, su un altro livello. Si deve muovere un po'. E quello lo fai con Photoshop, lo puoi fare con i programmi
che tu conosci meglio, ecco, però Photoshop va bene. E poi io, siccome comunque per montarli, cioè io una volta ho usato tipo i movie, questa roba qui. Beh, i movie non è granché. E che cosa mi devo scrivere? Ah, beh, in genere i Mac hanno Final Cut. Non lo so, o Premiere o Final Cut, cioè iMovie, non so, se non lo conosco, dir la verità, perché non è che non uso, però non credo che sia proprio speciale. Tu mette la linea della vocale, la linea delle sì, però non so se non so se puoi mettere tanti livelli sopra, li puoi fare, cioè non so che caratteristiche, non credo che abbia delle caratteristiche molto, delle specifiche molto tecniche, molto... comunque... Lo so, sì, no, non so, oppure per esempio invece questa la potresti fare e farla col movimento, sì, per esempio imparato, sì, a sì, sì, poi sì, vabbè, qualcuno ha messo, ma giusto per fare un po' di vedere e poi cambiare. Beh, questo lo puoi fare tranquillamente, questo lo posso fare, sì. Sì, sì, no, tranquillamente. Sì, devi trovare il programma perché, ma non so, forse anche i movie, forse anche i movie lo fanno, non conosco bene. Però sai, un conto se devi sovrapporre diverse, determinate cose in un determinato modo. Non so, devi fare delle prove, se su diversi livelli puoi caricare un fondale, un PNG, e un altro PNG che li fai con Photoshop, hai tre livelli, se questi ti funzionano bene, se è sufficiente va bene, cioè non è che c'è bisogno di cose complicatissime. Anche, quello lo puoi fare, è un po' più complicato, un po' più lungo, però lo puoi fare. Sì. Sì, sì, cioè hai dei controlli maggiori, Però, cioè, prego, cioè lì, guarda che i programmi non, sono, alla fine, sono sempre relativi. Cioè, se uno lavora bene con un programma e con quel programma riesce a fare le cose che ha in testa, è il più bel programma del mondo, anche se costa, no, se le trova e fresse. L'animazione con PowerPoint, immagino, cioè, no, proprio muovendo lì gli omini 400 volte. Però ci sono tanti strumenti che si possono usare, poi dopo sai lì. Comunque Final Cut, credo che sia abbastanza complesso. Sì, io lo conosco poco, so che comunque funziona bene, per il Mac, insomma. Prego. Va? È a posto adesso? E qua critica, non so. Critica? Non ti è rimasto niente. Di questo? No, cioè, è ovvio che finisce un po' lì. Cioè, vabbè, sì. È ovvio, ma. Però no, però funziona benissimo. No, benissimo. No, secondo me, no, per esempio, no, lì dovresti. Sai cosa dovresti fare, per esempio? Fermarti un attimo sull'ultimo fotogramma, ripeto due o tre volte e poi lui si tira su e fa un altro gesto e finisci la cosa. Ecco, infatti, chiedevo, ma si può moltiplicare l'ultimo? Sì, quello si può fare, però secondo me, siccome è un'animazione leggermente vibrata, se tu fermi quello si inchioda così, hai capito? Invece se tu lo ripeti un'altra volta o altre due, in modo che diventa perfetto, capito? E sembra vivo, poi dopo tu lo ritorni. C'è uno stile vario. Sì, no, se faccio le cose molto precise, molto statiche, non uso quella tecnica lì, cioè tac, tac. Però quasi sempre invece faccio sempre tre, anche un fisso, lo disegno tre volte, perché ha una vibrazione. Comunque non troppo, no, se lo fai due sembra una vibrazione così, se lo fai di tre è già un po' più vibra, ma ed è vivo, hai capito? Esatto, sì, esatto, a me piace fatto così, e questo non è che se è arrivato a quel punto lì non ti posso mica dire niente, va benissimo così. Ah no, cioè, c'era qualcosa che ignoravo totalmente. No, perfetto. Quanto alla...
al movimento, immaginandoselo. No, funziona benissimo. È bello fluido. Sì, sì. Quante era passo 2? 3. Credo di sì. 3. Che va bene lo stesso, no? È talmente, sono talmente vicini i movimenti che forse ne guadagna anche, guarda, così. Cioè, no, no, sta di fatto che nessuno si accorge che è passo 3. No, no. No, 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 ferma, cioè, perché qui l'abbiamo zoomato questo. Ah. Abbiamo zoomato. No, qui c'è comunque. No, perché avevo corretto, no? Sì, sì. No, no. C'è. Vabbè, questo era il clean up. E adesso c'ho il fondo qua. Beh, lo fai a parte? L'ho fatto su quelle vecchie. Perché non le hai messi insieme? Eh? Perché non le hai messi insieme? Perché quando l'avevo pulite e ho lasciato. Beh, ma potevi, vabbè, va bene, dai. Sì, sì, ma va bene, fai tutte e due. Ma c'è il personaggio. Ah, perfetto, perfetto. Sono quelle vecchie. Ah, ho capito. Va bene, va bene. Sono entrate. Questa è la 1. Ora vediamo un po' l'inquadratura. Sì. Quindi comunque, però il fatto che io non lo vedo come la vedo. Come? No, 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 no. Cioè, ho bisogno adesso, se mi siedo. Crolli. Ma bisogna aspettare un attimo. Ah. Poi a far così. No. Forse deve alzare un po'. Alzarla. Non è che mi devo avvicinare? No, mi devo allontanare, mi devo. È a fuoco però? No. Come mai? È andato qui di fuoco. No, no, si è frequentando. Sta già andando a fuoco adesso. Sì, sì. Però c'è tutto nero intorno. Facciamo lo stesso. Ah, sta vicino a fuoco. Uguale. Ma perché? Cioè, se finora non è andato bene fuori fuoco adesso. No, dovrebbe però farlo. Sì, devo. Un po' sotto. Facciamo così, va bene così. Vado? Sì. Ciao, piacere. Ciao. Complimenti. Sì, a te. Ciao. Ciao. Questo mi devo prendere. Sì, cioè funziona. C'è qualcosa che non va. In che cosa? Nella scena? Non lo so, c'è qualcosa che scompare all'ultimo, ma no, forse sono io. No, no, no. C'è il bidone che è nell'angolo, scompare. Forse non l'ho disegnato, perché da là invece è giusto, compare. Sì. Forse non l'ho disegnato lì. Ma ne manca uno forse, un pezzettino.
No, sai cosa? Adesso secondo me funziona bene. L'unica cosa che io farei, l'unica cosa che farei io su questo, però lo farei, non su quello. Certo. Su questo qui metterei degli intermedi, perché ti dico dove. Secondo me, adesso poi dipende da quello che vuoi far tu. Allora, cioè, secondo me, io metterei, guarda, ti dico, io metterei un intermedio tra l'1 e il 2, questo è il 3, lo controllo meglio, perché così diventa, perché qui stiamo dando passo 8, sì, sì. Però è un consiglio che ti do proprio per finire bene, perché il personaggio, allora, tra l'1 e il 2, sì. Poi tra il 3, che delle volte qui, si deve fermare un pochino qui, e tra questi due, cioè tra il 3 e il 4, e comunque anche qui, tra il 5 e il 6, e poi qua, quando scende, tra il 7 e l'8. Perché, sai, perché se tu la vedi, come con la testa, dà proprio un colpo, e lì invece secondo me è leggermente più ammorbidita, e allora dopo è perfetto. Però ti dico questo, dopo la scena non va più bene. Cioè? Ah sì, aggiungendo... No, non va più bene. La relazione chiaramente non funziona più, però perché io avevo fatto questo, l'avevo fatto apposta. Perché avevo intenzione di colorare questo sì, Photoshop, sì. Poi prendere questo... Beh, dopo fai la scena e la sposti così. No, va bene. Da tenere conto dei tempi. Certo, certo. E di utilizzare, di fare... una replica della scena non disegnata ma con l'originale che avevo fatto lì, in modo tale che non si muovesse ogni volta che si muove. Perfetto. È proprio un esperimento. Sì, sì, sì. Ho fatto il sole fermo proprio per dare un'impressione della lontananza. No, vabbè, benissimo, giusto. No, perfetto. No, infatti dicevo, l'unica cosa, proprio per portare alla perfezione la camminata, è quella cosa lì. No, è che c'è il genio del bidone dietro. Sì. Sì, è vero. no, perché l'altro era corretto. No, va bene. Sì. Ora mi devo perfetto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette, otto. Come? Cioè, sì. Esatto. Bene. Devi conchiudere, devi. Non li ho segnati. Ah, te lo dico. Ah, era. Aspetta, che ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. Ah no, forse no. Intanto salutiamo lo stesso. Ah sì? Chi è che devi fare ancora? Ah, ma. Mentre. Prova a sentire se. Noi vi salutiamo e ringraziamo la scatola blu che ha organizzato sperando di compiere un'altra puntata l'anno prossimo o quando sarà. Noi vi ringraziamo per averci seguito e ringraziamo soprattutto Michele e Bernardi. Grazie a tutti. Un applauso. Vabbè, dai. Alla prossima, dai. Allora, vediamo. Apri scena.